e 4 vasi da fiori in rame variamente decorati. E 4 vasi da fiori in rame variamente decorati. Eccoli là. Ti pareva che non ci fossero? Nella sala da pranzo non c'è altro. Ora ci troviamo nel salone. Seguiamo lo stesso metodo. Pareti rivestite con broccato, arabescato a fiori e uccelli. Un momento, signora. Non vedo uccelli. Come sarebbe a dire? Lei non vede uccelli? Sì, gli arabeschi li vedo. I fiori, con un po' di buona volontà, li indovino. Ma non distingo uno straccio d'uccello. Ah, eppure l'inventario è stato fatto da persona molto competente. Veda lei, io non so che dirle. Quel motivo là. Guardi, guardi là. Là, là, là. Non le sembra di vedere la testa e di qui la coda? Mi scusi, signora, ma lei ha mai visto un uccello con la testa al posto della coda? Ma scusi, secondo lei allora cosa dovrei fare? Semplicissimo. Correggere l'inventario. D'accordo. Allora diremo soltanto arabeschi e fiori. Sia ben chiaro però che io non l'avrei mai accusato di aver rubato gli uccelli. Signora, sono un uomo pratico. Prego, s'accomodi. Per principio faccio le cose in regola. D'altra parte il suo inventario è così preciso che lei... Ah, l'ha fatto una persona molto competente. Anche troppo. Ne abbiamo ancora per molto? Ma come il paziente. Abbiamo appena finito l'ingresso e la sala da pranzo. Adesso ci rimangono 7 stanze e 2 saloni. Ma, dico, abbiamo impiegato 35 minuti per 2 vani. Se continuiamo di questo passo ci impiegheremo ancora 3 ore. Il mio inventario ha 92 pagine. Complimenti. Ma il fatto è che io aspetto gente col treno delle 7:10, non ci manca molto. Posso concederle al massimo 11 minuti. Come la mettiamo? Signore, non è colpa mia se lei prende una casa in 5 minuti. Io gliel'ho affittata dal primo del mese e lei non è mai venuto ad abitarla. E adesso mi piomba addosso senza avvertirmi all'ora di pranzo. E pretenderebbe forse che tutto fosse concluso in 5 minuti, eh? Esattamente. La casa mi serve stasera. Stasera? Signore, un inventario è un inventario. Allora, riprendiamo. Alle finestre, 4 grandi tende di damasco rosso e cordoni dello stesso metallo. Damasco, metallo, dello stesso metallo. Ma che metallo, mi scusi. È scritto qui. Alle finestre 4 grandi tende di damasco rosso e cordoni dello stesso metallo. Ma forse c'è uno sbaglio. O una riga tagliata. Signora, con l'inventario un ammasso di strafalcioni. Basta. Mi rifiuto di continuare la lettura di questo abominevole registro. E dica da parte mia quella persona competente e un po' anzianotta. È morta. Allora non le dica niente. E mi dia l'inventario. Grazie. Ecco qua. Ho firmato per evitare le altre seccature. Letto e approvato. Adesso l'esistenza le sembrerà più facile. Nei prossimi 7 minuti. Perché durante questi 7 minuti, signora mia, io devo prendere possesso di tutta la casa, dagli uccelli fantasma ai cordoni d'oro. Lei capisce, vero? Una casa mobiliata, affittata per un mese, non le dà il diritto. Ma nessuno, lo so. Mi ascolti bene. Lei ha l'aspetto di una persona anziana straordinariamente per bene. Signore, io non sono per bene. Sì, sì, lei lo è. Inoltre possiede una vecchia casa di provincia che non le riesce mai di affittare, ma che io trovo adorabile. Lei me l'ha affittata a buon prezzo per un mese. Ah, io la volevo affittare per un anno. Lo so, ma io qui ci abiterò soltanto una sera. Come?
Una sera? Una sera sola? Sì. Scusi, ma non ci capisco niente. Meglio così. Mi spieghi almeno perché un giovanotto solo ha bisogno di una villetta come questa, così lontana da Parigi, quasi in provincia. Ricevo la famiglia. Anzi, cerchi di capirmi. Io mi sentirei a disagio se dovessi confessare a queste persone, dico i miei genitori, che mi sono sistemato qui solo stasera. Perciò, lei mi dovrà fare la cortesia di starsene chiusa in camera sua e nascondere quel libraccio, eh? Signore, le sue raccomandazioni sono superflue. Per principio io non mi immischio mai nelle faccende dei miei inquilini. Allora? Parliamo piuttosto di cose più pratiche. Il telefono. Il telefono è fuori uso. Manca il filo. È un souvenir. La poltrona. La poltrona ha un piede rotto. Se i suoi genitori sono pesanti, cerchi di smistarli sul divano. E attenzione alla vetrinetta. È molto fragile. Ci sono 22 porcellane bianche. Una è incollata. La tratterò come fosse mio figlio. Ah! Guardi là. Guardi là, alla destra del quadro. Alla destra. Non le sembra, non le sembra che ci sia un pezzo di uccello? No? No. Ma... arabescato a fiori e uccelli. Ah, è per me, è per me. E si nasconda, per favore, eh. Apro io. Ah, ma i suoi genitori non troveranno strano che lei abiti una casa così grande senza domestici? Ci ha pensato. Grazie. Arabescato a fiori e uccelli. Ma... bene, Chauvin fa presto. Ho telefonato appena un'ora fa. Abbiamo pranzi tipo già preparati. Il tempo di caricare i piatti sul furgoncino appositamente attrezzati e voilà. I miei aiutanti sono in cucina. Lo champagne ghiacciato, i vini a temperatura esatta e in un quarto d'ora il signore è servito. Miracoli di casa Chauvin. Lei ci crede? Ai miracoli? No, ma la nostra ditta è la più organizzata. Vorrei subito dirle una cosa un po' riservata. Lei deve servire solo quello che non dà l'idea di venire dal ristorante Chauvin. Non capisco. Mi spiego. I miei invitati devono avere l'impressione che tutto sia stato cucinato qua. Capito? Perfettamente. Che facce hanno i suoi aiutanti? Patibolari? Da cameriere, signore. Non li metta in mostra, per favore. Avevo pensato anch'io la stessa cosa. Uno puzza e l'altro è strappico. No, li tenga in cucina. Voglio un servizio semplicissimo. Niente casa Chauvin. Chiaro? Chiarissimo, ma... ma? Niente ma. Le affidano sempre degli incarichi speciali? Sempre, signore. Sa, ho servito 17 anni un duca. 17 anni? E poi ha dovuto lasciarlo? No, a dire la verità, è stato lui a lasciare me. Rovinato? Fisicamente. Troppi stravizi e il cuore era stremato. Per carità, basta. Essenziale che lei abbia servito in una casa raffinata. Come si chiama? Radussac. Il nome, voglio dire. Emilio, ma di solito... Emilio? Le chiedo proprio quello che non è solito.
S'accomodi, prego. Grazie, signore. Lei ha fantasia, no? Si sforzi. Si sforzi di immaginare che mi abbia fatto saltare sulle sue ginocchia. Io? Lei. Ma, signore, non si rende conto con niente del mio aspetto? No, non ci siamo capiti. Le chiedo una cosa semplice e accettabilissima. Dico, le sarà capitato, no, che le chiedono di presentarsi come il maître del ristorante e non come un fuoriruolo? 9 volte su 10, la vanità governa il mondo. Ah, e un'altra cosa, Emilio. Vecchio maggiordomo della casa, lei mi ha visto nascere. È troppo. Con piacere. Da questo istante mi considero come uno che l'ha visto nascere. Quanto l'ho dato poco fa? Ho già dimenticato un mio principio. Va bene il doppio per fingere d'essere il vecchio maggiordomo di famiglia durante una cena? Ma aggiunga sopra altri 100 franchi. Ah. D'accordo. Sono al suo servizio da tempo immemorabile. Diciamo che mio padre era già maggiordomo in casa sua. Bravo. Sì, ma non la faccia tanto lunga, fra poco le presenterò i miei genitori e non ho proprio tempo di... Ma non resteranno un po' sorpresi? Non più degli altri, stia certo. Ah, Emilio, vada ad aprire. Agli ordini, signor Barone. Barone? Ma perché Barone? Ma pensavo che... No, niente di tutto questo. Servitore, semplice, onesto, che fa quasi parte della famiglia. Anzi, non le nascondo che se avessi avuto tempo mi sarei scelto una vecchia serva bretone di quelle... Signore, un personaggio talmente scontato, un uomo del suo gusto. Conclusione, massima semplicità e niente titoli. Mi scusi, signore, la casa è sua o dei suoi genitori? Di mamma e papà. E allora dovrei conoscere il suo nome. La tradizione vuole che si chiami signore e il signor padre, ma il figlio, il signor Giovanni, il signor Luciano, e lei? Giorgio. Signor Giorgio. Bene, signor Giorgio, benissimo. Vado ad aprire? Li accompagno qui, signor Giorgio. Qui, Emilio. La signora di Mont-Ambroise e il signor Filemon. Buonasera. Grazie, caro. Grazie. Siete stati puntuali? Siete arrivati la insieme? La posta, prego. Ah, insieme? Sì, ci siamo incontrati alla stazione. Oh, che sorpresa. Due vecchi amici che si incontrano dopo 10 anni, wow. Io camminavo a un tratto, Emilietta, cara amica. Il mio vecchio amico Ferdinando, ritrovarsi dopo 10 anni. Ti ricordi i nostri trionfi in Egitto? Ma come non me li ricordo? E patatà. Dove vai? Al 32 di Rutgers Klein. Sì, anche tu. Sei stato scritturato da un giovanotto. Sì, anche io. Ecco. Ma che topica questa cosa. Ci andiamo insieme allora, no? Ci siamo presi sotto braccio e abbiamo cominciato a parlare. Scusate se non ascolto il seguito della vostra storia, ma abbiamo poco tempo davanti a noi. Dica pure allora. Siamo tutto orecchi. Accomodatevi, prego. Grazie. Ecco. Non si tratta di recitare come fossimo a teatro. Momento. Dico, non si tratterà mica di cinematografo, eh? Ma no, che c'entra? No, perché io ho fatto un paio di pose con le vargine. Non me ne parlare. Non mi beccheranno più, mia cara. Non mi beccheranno più. Io sono un animale di palcoscenico. Io ho bisogno del contatto umano, del contatto del pubblico. Senza contatto io non valgo niente. Vuoi che te lo dica? Io sono come te. Io ho bisogno di sentirli là, vibrare. Pronti alle loro lacrime, alle loro risate. Scusate, ho bisogno di tutta la vostra attenzione. Fra mezz'ora i miei invitati saranno qui e io Momento. Ma come, lei pretenderebbe che in mezz'ora non recitassimo una parte che non abbiamo ancora letto? Beh, in un certo senso... Ma il testo! Il testo, caro signore! Mi pare che lei consideri con una certa superficialità una professione che non conosce. Ma stia tranquillo, non c'è nessun testo da recitare. Cosa? Dovremmo improvvisare. Cosa? Ah, ma lei allora...
ha bisogno di dilettanti, non è il caso nostro. Cara, andiamo, auguri. Ma no, 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 si tratta semplicemente di cenare questa sera con me e sostenere con i miei ospiti una conversazione la più brillante possibile. Ah, ho capito, ho capito. Lei naturalmente che stasera ha invitato delle persone a cena e siccome ha paura che non ci sia allegria, vivacità, ha pensato di mischiare i suoi ospiti delle persone che per la loro professione sono portate ad essere brillanti, no? No, non è proprio così. E questa sera io ho bisogno di quella particolare facilità professionale con la quale voi attori sapete impadronirvi di un carattere, di uno stato d'animo, e farli vostri senza sforzo. Naturale, se non avessimo un po' di talento, a quest'ora saremmo piantare dei chiodi. Cosa crede? Non ci mettiamo niente di nostro, sa? È un dono di natura, mio caro, o si ha o non si ha. E voi l'avete, perciò vi chiedo di aiutare. Da un momento all'altro deve venire qui una ragazza. Una ragazza che io amo. Per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegarvi, gli ho detto che i miei genitori sono ancora vivi e che vivono nei dintorni di Parigi. Perché? Beh, per giustificare certe assenze che mi obbligavano fuori città più volte la settimana. Non è tutto. Io non ho amici. E voi sapete quanto può essere debole un uomo innamorato. E una donna no. E così ho inventato il migliore amico del mondo. Devoto, leale, sincero. Se lei sapesse, caro signore, che cosa ho fatto io per l'amore. Che cosa ho fatto? Mi ricordo che una volta, tempo fa, a Perpignano, io ho dato d'intendere a una piccola lavandaia che ero un grande torero. E creando queste figure immaginarie, io non mi rendevo conto dell'imprudenza che commettevo. Eh sì, perché la ragazza, poco a poco, ha preso l'abitudine di chiedermi notizie su di loro. E io inventavo. Domani poi se ne torna in provincia dove abita, io non ho più potuto tirarmi indietro. Questa sera viene a pranzo dai miei genitori e dovrebbe esserci quel misterioso amico di cui tanto le ho parlato. Ecco, allora ho capito. Noi dovremmo fare la parte dei genitori. Ma e l'amico? Voi direte durante il pranzo tutto quello che direbbero i miei genitori se fossero ancora vivi. Beh, io la trovo un'idea follemente deliziosa. Sì, ma scusa, ripeto, l'amico? Beh, i genitori sono ruoli facili, ma a un amico una donna può chiedere molte cose. Così noi mettiamo un coperto a tavola per lui e l'aspettiamo quel tanto che è conveniente aspettare. Non verrà mai. Rimarrà così un amico perfetto. Beh, a me dispiace che lei abbia deciso così, perché io conosco un attore giovane di grande talento che avrebbe impersonato a meraviglia la parte dell'amico. Forse no. Beh, mi lasci dire che io sono pazzamente felice di fare la parte della mamma, sì, perché poi in fondo sono sempre le parti più belle, specialmente quando si è ancora abbastanza giovani. Ci si mette una certa civetteria. Va bene, ma non precipitiamo, finché non abbiamo stabilito insieme i vostri Momento. Io ho in mente un padre favoloso. Ho qui con me tutto quello che occorre. Vengo subito, aspettate. Eccomi qua con il figliolone. Oh, no, non mi avrà mica descritto come una dura di cuore, perché sarei incapace di recitarla. Una madre perfetta, che adora suo figlio. Bene. Ah, Guillotard mi aveva consigliato di mettermi un completo nero, perché si tratta di una signora in lutto? Ma no. Beh, allora quello che conviene a un personaggio di giovane madre è far sentire che sia ancora una creatura molto femminile. Al contrario. Non deve sembrarlo affatto. Va bene, come vuole lei. Sappia però che con il mio fisico sarà un po' difficile farmi recitare una parte di vecchio, Eccomi qua pronto, figliuolo. E chi è? Ma come chi è? Ah, c'è cascato, lo sono io, non mi ha riconosciuto. Bravo. Ma come, le rughe, la barba finta. E lei verrà a tavola così, per caso? Oh, no, lo faccio tutto meglio. Mi metto anche i baffi, le rughe le faccio meglio. Era semplicemente per dare un'impressione generale. No, non ci siamo capiti, Come non ci siamo capiti? Ma scusa, lei mi ha chiesto un padre, no? E io le ho preparato un padre. Cosa pretende? Niente, di insegnarmi il mestiere? Mi ascolti bene. Lei ha 52 anni, io ne ho 30.
Dico, mi sembra che non si faccia violenza alla natura se lei passa per mio padre senza bisogno di truccarsi, no? Se lei ha bisogno di un padre col fisico di un primo attore, io sono perfettamente nel ruolo. Però quello che è il successo dell'impresa dipende esclusivamente da lei, La mia condotta vi parrà strana, lo so. Voi siete abituati a un teatro dove non si mescolano mai i generi. E mi guardate con gli occhi strabiliati perché vi tiro dentro una farsa con la faccia tirata. Dovete capire però che io su questa farsa gioco la mia vita. Aiutatemi, per una sola sera. Beh, una donna è sempre pronta a secondare l'amore. Io sono a sua disposizione, anzi la prego di scusare la mia irritazione di poco fa. Grazie, ma vi prego di medesimarvi subito, Non chiamatemi più, signore, cominciamo la recita. Sì. Abbiamo poco tempo per imparare a parlarci. Il teatro, il silenzio è una delle cose più importanti. Però adesso tocca a lei dirci quello che dobbiamo fare. Va bene, cominciamo. Innanzitutto tu, papà, sei un uomo molto giovanile, pieno di fascino. Di quella giovinezza contro la quale il tempo non può nulla. Tu sei il padre ideale. Quello che si ritiene un fratello maggiore. No, ma dico sempre padre, però, Ah, certo, papà. Uno che si sacrifica, perdona, dà soldi. Ecco, sì. Un vero padre forte e protettivo. Sì. Sì, piccolo mio. È buffo, lo so, ma mi fa piacere sentirmi chiamare piccolo mio. Davvero? Sì, papà. piuttosto, non è un po' troppo intimo, affettuoso questo gesto così? No, per un anziano magistrato. Ma tu non sei affatto un anziano magistrato. Che cosa ti è venuto in mente? No, perché nella mia carriera ho sempre desiderato di interpretare un anziano magistrato. No, niente magistrato. Ah, vabbè, ho capito, sarò un ricco negoziante, un potente industriale. No, nemmeno. A guadagnare soldi sicuri tutti i giorni si prendono abitudini volgari. Sarai un funzionario. Sì, vabbè, ma magari vice direttore, Facciamo direttore. Oh, grazie, piccolo ma mio. Ma dico, e di me? Di me non si parla mai. La vorrei semplice, come la sognano i bambini. Una madre esemplare. No, il personaggio mio è molto familiare, se mi avessi visto in Bretagne d'Arco. Quante ribrano! Grazie. No, diffido delle madri teatrali, si sacrificano troppo facilmente. Oh, ho recitato anche parti di madri cattive. Doveva vedermi nella grande colpevole, abbandonavo il mio pargoletto là sui gradini di una chiesa. Va bene, sono convinto che ci sappiate fare. Comunque, per tranquillizzarci tutti e darci uno stile, facciamo una prova, recitiamo una scena. Sì. Mettiamo che voi stiate combinando per me un ricchissimo matrimonio. Un matrimonio che non avresti dovuto combinare, madre mia. Via, recitiamo la scena. Un momento. Cosa c'è? Scusa, com'è? Tu Emilietta, la più anziana. Sarebbe dire la più anziana? No, dico la più anziana è come iscrizione al sindacato. Sì, accetteresti di fare una prova per recitare una sera sola? Ma che lo stesso. Oh, se va bene per te, sai. Via, cominciamo? Cominciamo. Mamma. Io devo rispondere? Sì. Che cosa c'è, piccolo mio? Mamma, io non sposerò mai la ragazza che avete scelto per me. Anche se è ricca. Non mi importa il lusso. Amo una ragazza povera che lavora. Voglio partire. Vivere con lei. Aiutami, ti prego. Insomma, io ho creduto di far bene. Ma se la tua felicità è altrove, non si può esitare. Alla tua età l'amore non ha prezzo. Parti. E sii felice. Cosa c'è? Qualche cosa che non va? No, mi scusi, va benissimo. Ah. Così avrebbe risposto la madre che io immagino. E complimenti. Grazie. È una battuta di repertorio? No, l'ho inventata. Ma forse lei ha avuto un figlio che l'ha messa in una situazione simile. Beh, sì, lo confesso.
Non si direbbe, con l'età che ho. E invece ho un figlio abbastanza grande che l'anno scorso mi ha fatto un discorso pressappoco simile. Capisce dunque che mi trovo perfettamente nella parte. La ragazza può arrivare da un momento all'altro. E prenda dimestichezza con questo salone, eh? Sì. E lei ci abita da più di 30 anni. Va bene. Eh? E cerchi qualche traccia personale. Ah, mamma? Sì. Hai per caso con te un lavoretto a maglia? Ce l'ho sempre con me nella borsetta, capirà. Le anticamere degli impresari. Benissimo. Ah, papà, tira fuori un giornale, ce l'hai? Sì, due, li ho trovati in treno. Ecco, benissimo, leggine uno. Quello che più risponde a un ideale borghese. Questo. Ecco, e sedetevi lì. Dove? Sul divano. Mi scusi. Ah, prego. Grazie. Ecco. Siete una vecchia coppia. Molto unita. Sì, avvicinatevi un po', Sì. Ecco. Perfetto. Oh, dimenticavo. La Legion d'Onore. Oh, che pignolo. Si prova uno strano piacere.